Attenzione avventurieri, questo video contiene conoscenze proibite e spoiler relativi all'avventura House of the Gryphon Hill e ai romanzi King of Death e La guerra contro Azalin. Siete stati avvertiti, viaggiatori, le nebbie vi osservano. Stringetevi attorno al fuoco, non abbiate timore, le nebbie non vi avranno fino a quando sarete vicini alla luce di questo caldo focolare. Esse aleggiano per ricordare il loro ruolo all'interno della storia del re mago, avide forse di ricevere ciò che a loro spetta a giusto titolo, ma non sono di certo qui per lambire la vostra anima. Del resto, sono certo che nessuno di voi ne servi in sé una così oscura da destare la loro attenzione, ma immagino che potremmo appurarlo prima di quanto si possa immaginare. Nell'attesa, concedetemi qualche momento della vostra attenzione, perché vi è ancora molto da dire su Azalin Rex e la sua storia. Un racconto così ricco di eventi da apparire quasi frutto di ben più di una singola esistenza. È tempo dunque di scoprire quante vite egli abbia indossato e quante ne abbia sfiorate o travolte con la sua sola presenza, una volta che le nebbie lo trascinarono proprio qui, dove siamo tutti noi. Se non erro, eravamo rimasti ad un Azalin, padre affranto, ormai in fuga, divenuto preda delle oscure nebbie del semipiano del terrore. Esse lo avvolsero trasportandolo in quel di Barovia nel 542 AC, secondo il calendario locale, lì dove il mago re non si rivelò di certo una presenza diversa da ciò che era stato nella sua terra natia. Ancora vorace nella sua ricerca di sapere, forse coltivando il segreto desiderio di trovare in quel luogo sconosciuto la conoscenza che gli sarebbe servita per poter riavere il compianto figlio al suo fianco, Azalin si impegnò nella ricerca di diversi testi di magia, divenendo un vero e proprio pericolo per molti boiardi terrorizzati dalla sua sola presenza. Come è facile immaginare, una personalità così ingombrante non poté di certo passare inosservata al signore di quelle terre, il famelico Conte Strahd, il quale riuscì a vedere nelle abilità del mago re superiori alle proprie una sicura fonte di conoscenza. Nonostante le personalità dominanti e le nature oscure dei due, Azalin ed il signore di Barovia strinsero una difficile alleanza, votata alla scoperta di un modo per abbandonare il semipiano, liberandosi entrambi da quell'odiata prigionia. A tale scopo il mago insegnò le sue arti al vampiro, in cambio di aiuto e supporto per i suoi esperimenti, gli stessi che lo condussero alla costruzione di un apparato che li avrebbe condotti fuori dai confini di quelle nebbie dimostratesi fino a quel momento invalicabili. Per quanto difficile, la cooperazione tra due menti così crudelmente capaci ebbe un inaspettato successo, permettendo ad entrambi di uscire dal semipiano, ritrovandosi nel regno di Mordent. Immagino che a quel punto entrambi avessero forse compreso l'affinità delle nebbie con la parte più oscura e terribile dell'animo di quanti da esse venivano scelti, ipotizzando che liberare il signore del dominio di Barovia dagli aspetti più odiosi, cupi e rabbiosi della sua anima fosse la chiave per poter spezzare il vincolo che lo teneva legato alla sua terra. Tuttavia, che ne fossero pienamente consapevoli o meno, l'apparato costruito da Azalin riuscì nell'impresa separando l'anima di Strahd in due diverse entità. Una che meritò l'appellativo de La Creatura, che incarnava forse gli aspetti che meglio conosciamo del conte vampiro e della sua essenza più oscura, e l'altra a cui fu dato l'appellativo di Alchimista, ne racchiudeva la sua parte più razionale e nobile.
Giunti in quel regno sconosciuto, ormai liberi dal giogo delle nebbie, i due improbabili alleati si stabilirono nella sinistra Gryphon Hill, nella città di Mordenshire. Sapete, è di certo ironico come il male e le sciagure si inseguano e si riconoscano, attirandosi vicendevolmente in un circolo fatto di coincidenze indissolubili. La nuova dimora del conte e del mago re, infatti, era ben nota agli abitanti della città per il suo infausto destino, insito finanche nella sua costruzione, caratterizzata da diversi incidenti mortali per gli sfortunati operai impegnati nell'opera. L'ambizioso Jacques Renier, primo proprietario della casa, si ostinò tuttavia nel desiderare che essa venisse ultimata, pagando a caro prezzo la sua caparbietà, almeno secondo il giudizio di alcuni. Ben 5 dei suoi 6 figli manifestarono il gene della licantropia tramutandosi in ratti mannari, una piaga che avrebbe perseguitato la famiglia Renier per i secoli a venire. Non ebbe maggior fortuna il successivo proprietario della dimora, Lord Wilfrid Godfroy, il quale arrivò ad assassinare fra le sue mura la moglie Estelle Weathermay, assieme alla loro unica figlia, cercando in seguito di mascherare il proprio delitto come un semplice incidente. Le due sventurate, sotto forma di spiriti, si vendicarono tormentando Lord Godfroy fino a quando quest'ultimo non arrivò a togliersi la vita, lasciando l'infausta magione pronta ad accogliere gli oscuri protagonisti della nostra storia. Stabilitosi con Azalin nella nuova dimora, l'alchimista si mise subito all'opera alla ricerca del suo amore perduto, ossessione che non aveva abbandonato Strad neanche oltre i confini del suo regno. Ad incarnare l'oggetto del suo amore in quelle terre poco familiari fu la bella Victoria, figlia di Lord Byron della città di Mordenshire. Una chiosa perfetta per un piano sorprendentemente ben riuscito, direte voi. Tuttavia, vi sono forse aspetti dell'anima che neanche la magia più potente è in grado di dirimere con un semplice colpo di bacchetta. Se separare le due anime di Strad si era rivelata una strada praticabile ed in qualche modo efficace, l'alchimista si rese ben presto conto che non sarebbe bastato ignorare i propri demoni richiudendoli oltre l'uscio del suo sogno d'amore perché i suoi desideri si realizzassero. La creatura bramava del resto lo stesso amore coltivato dalla sua controparte, desiderandola con la ferocia di una bestia sanguinaria ed oscura, resa ancor più avida dalla maledizione che un tempo vessava il conte nella sua interezza e che gli avrebbe sempre impedito di raggiungere l'oggetto del suo desiderio. Una simile consapevolezza spinse l'alchimista a tentare con ogni mezzo di uccidere ciò che restava della sua parte oscura, fomentando i rabbiosi desideri di vendetta di quest'ultima. Incapace di accettare d'essere distrutto e di vedere l'odiato alchimista allontanarsi da sé con la donna oggetto del comune desiderio e temendo al contempo l'eventuale contraccolpo generato dalla sua morte nel caso di uno scontro diretto, la creatura rubò l'apparato di Azalin, facendone uso per ingannare gli abitanti di Mordenshire, separando le loro anime al punto da creare una vera e propria orda di copie non morte. Durante la comune permanenza a Mordent, il mago re restò al fianco di Strad come suo alleato silenzioso, attendendo che il vampiro compisse i propri piani, assicurandosi che rimanesse in vita almeno fino a quando quest'ultimo non avesse creato la giusta opportunità per permettergli di ritornare definitivamente al proprio piano d'esistenza. Tuttavia, la lotta tra l'alchimista e la creatura, ed il conseguente uso improprio dell'apparato, nonché l'arrivo di un gruppo di misteriosi avventurieri chiamati nel tentativo di dirimere la questione, portarono all'inevitabile fallimento dei piani di fuga di Strad ed Azalin, trascinando l'intera Mordent nel semipiano del terrore, anziché consentire ai due non morti di abbandonare definitivamente i suoi nebbiosi domini. Un risultato che forse la dice lunga sulla feroce ironia delle nebbie, non trovate? Il bruciante fallimento patito non fece altro che logorare ulteriormente i rapporti già tesi tra il vampiro ed il re mago, il quale, perpetrando finanche nella più piena sconfitta il suo bisogno di conoscenza, sembrò riuscire ad acquisire una nuova consapevolezza dell'apparizione del nuovo dominio. Le nebbie avrebbero potuto ospitare nuove terre, fuori dall'autorità di Strad,
una consapevolezza che Azalin sfruttò, oltrepassando i confini di Barovia, assistendo così alla nascita di un nuovo dominio a lui destinato, il Reame Grigio di Darkon. Ma, come abbiamo già avuto modo di constatare, le nebbie non offrono mai ricompense che non richiedano un generoso quanto crudele contraccambio, e così fu anche per il Re Mago. Egli ebbe sì una terra di cui essere il signore, venendo però colpito da quella che sarebbe stata per lui la peggiore delle maledizioni, l'incapacità di apprendere qualsiasi nuova magia. Nonostante egli avesse sacrificato la propria intera esistenza diventando un lich al solo scopo di guadagnare più tempo da dedicare allo studio delle arti arcane ed all'acquisizione di un sempre crescente potere, si sarebbe ritrovato intrappolato in un mondo ove non gli sarebbe stato possibile acquisire più alcuna nuova conoscenza in materia. Le modalità con cui Azalin arrivò a Darkon ed il modo in cui questa maledizione abbia finito con il manifestarsi si perdono nelle memorie e nei racconti degli avventurieri, offrendo versioni discordanti, così come proprio di ogni mito o storia che affondi le sue radici in un passato ormai remoto. Secondo alcuni, fu il suo arrivo a Barovia a privarlo della capacità di imparare, il che gli avrebbe reso impossibile apprendere l'incantesimo di resurrezione scovato al suo arrivo nei domini del terrore. Secondo altri, egli sarebbe stato capace di apprendere nuove magie durante tutta la collaborazione con il diavolo Strahd, penetrando nei segreti del semipiano e riuscendo a creare nuovi costrutti non morti. Vi è poi la teoria secondo cui Azalin si sia limitato a distruggere Strahd come un mentore, insegnandogli gli incantesimi di sua invenzione, ma che egli non avrebbe potuto padroneggiare personalmente, temendo il legame che il vampiro aveva con il dominio di cui il mago re era ospite, piegandosi così ai suoi desideri nel tentativo di rabbonirlo, assicurandosene una proficua cooperazione. Si mormora che Azalin temesse la disfatta di Strahd, reputandola una causa possibile del contestuale disfacimento dell'intero semipiano e la conseguente distruzione di ciò che questi conteneva, compreso lui stesso. Qualunque sia la voce a cui decidiate di prestare orecchio, potete star certi che quando Azalin divenne il signore di Darkon, la sua maledizione era già in atto per tormentarlo. Una maledizione simile colpisce del resto tutti i viaggiatori che si avventurino troppo a lungo nelle sue terre, destinati a perdere i propri ricordi sostituiti con false memorie. Esisterebbe un tomo magico capace di racchiudere in sé ogni vera memoria degli abitanti di Darkon, libro che lo stesso Azalin avrebbe forse consultato per riacquisire la piena consapevolezza del suo passato. Come si è detto, anche il modo in cui egli sia comparso nel suo dominio sembra racchiudere in sé più di un mistero. Si racconta che, così come successe al conte, le personalità di Azalin si scissero, generando un mago itinerante giusto e buono di nome Firan, apparso ai confini del regno, mentre una creatura non morta, simile ad un lich di nome Darkalus, si materializzò all'interno di Castel Avernus. Firan, mosso dal suo desiderio di giustizia, si sarebbe spinto alla ricerca del tiranno Darkalus per affrontarlo e sconfiggerlo. Ho udito anche storie simili in cui il buon Firan avrebbe vagato per Darkon senza alcuna memoria di sé, riuscendo a riacquisire consapevolezza solo una volta sconfitto Darkalus, la cui essenza non morta si sarebbe fusa alla propria, rendendolo l'Azalin di un tempo, nuovamente consapevole di quanto fosse stato vicino a sfuggire alle nebbie e dai loro tiri mancini. Una consapevolezza, quest'ultima, che di certo non rese più semplice la convivenza del mago re con l'ora odiato vicino, un tempo alleato, Strahd von Zarovich. Ma ci sarà un altro tempo per narrare delle sfide lanciate dal mago re contro le forze di questo semipiano e del resto dei suoi oscuri signori, dei suoi più tetri piani e del modo in cui cambiarono per sempre la struttura stessa dei domini del terrore. Se il video è stato di vostro gradimento, metteteci un mi piace o lasciateci un commento, saremo lieti di rispondere. La cripta offre locuri confortevoli per tutti i suoi iscritti.
Cliccate pure sulla campanellina degli avvisi per restare sempre aggiornati sulle funebri attività del canale. A presto!